Maria ferma al bordo della strada, incontra Gesù. Maria lo guarda con immenso amore e Gesù guarda sua madre. I loro occhi si incontrano. Ciascuno dei due cuori pesca nell'altro il proprio dolore. L'anima di Maria è trafitta. Come potremmo avvicinarci a te, oh Signore? Come possiamo, noi padri che mille di peccatori, accostarci a te, che sei il Salvatore? Eppure tu stesso ci indichi la strada, ci dici che è possibile attraverso il cuore immacolato di Maria. Lei in questo momento è qui, in silenzio davanti a te, in silenzio come quella notte dell'annuncio quando nascesti, in silenzio come quando entrasti in Gerusalemme acclamato da tutti, in silenzio anche adesso, che avete addossato a te le colpe dell'umanità intera. Solo una volta ha parlato. All'angelo del Signore ha detto, sia fatta la tua volontà. Insegnaci, Signore, a fare la tua volontà, come tua madre, anzi nostra madre, madre dell'umanità rigenerata dal tuo sacrificio, che affratta da un dolore immenso non parla, non piange. Una spada sta per stravincerle in cuore, ma lei è lì con te, obbediente e silenziosa. Conserva nel suo animo le parole dell'angelo, non temere. Sa che tu non l'abbandonerai. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei, sia santificato il tuo nome.